Cari amici di Cycling Communication, benvenuti al 50° trofeo La Iguaglia. È la gara che apre il calendario professionistico in Italia. Abbiamo tanti campioni al via, come Damiano Cunego, Filippo Pozzato, il campione italiano Franco Pellizzotti. Andiamo a seguire le loro impressioni prima della partenza e poi seguiamo la gara insieme, tutti insieme. Sul palco del 50° trofeo La Iguaglia con Barbara Petrotti, speaker di questa gara. 50° edizione, tempo stupendo, cosa ti aspetti da questo trofeo La Iguaglia? Beh, sicuramente tanta storia, fra l'altro è stato fatto un bellissimo libro, ben 49 edizioni alle nostre spalle, davanti a noi un mare bellissimo. Cosa mi aspetto? Quello che mi aspetto sempre dal ciclismo, quindi tanta gioia, tanta voglia di divertirsi, di fare bene e come sempre il cardiopalma alla fine sul rettilineo d'arrivo, ma non solo. Sarai in compagnia di Stefano Bertolotti che quest'anno festeggia i suoi 20 anni di lavoro come speaker, insomma una bella cosa. Ma decisamente sì, soprattutto al di là dei 20 anni, perché Stefano è un amico oltre che un grandissimo professionista, ho già lavorato con lui più volte e quando c'è feeling, c'è voglia di fare bene senza voler prevaricare l'uno sull'altro, credo sia molto molto bello. Poi amiamo la stessa cosa, ovvero il ciclismo, e quindi auguri a Stefano per la sua carriera e per quanto mi riguarda sarà bellissimo essere qua con lui. Riguardo alla gara, ci fai un pronostico? Tanti sono in forma, anche se è la prima corsa in Italia, si potrebbe dire un Pozzato, ma anche altri nomi, però Pozzato è un amico e so che è in forma, quindi non faccio il tipo per nessuno, però se vince un italiano, punto primo, sono più felice. Poi sarebbe tra l'altro una terza vittoria, ancora meglio di Pierino Gavazzi, quindi direi niente male, intanto buon La Iguaglia a tutti. Eccoci qui con Stefano Bertolotti, un amico e lo speaker del trofeo La Iguaglia. 50° edizione, cosa ti aspetti da questa gara? Beh, come sempre una grande gara. La Iguaglia vuol dire inizio della stagione, La Iguaglia vuol dire grande ciclismo, ci sarà da divertirsi sicuramente anche oggi con i corridori che qualcuno ha già fatto vedere quello che è in grado di fare quest'anno. Altri hanno già detto di avere le idee abbastanza chiare, insomma avremo da divertirci. Ti abbiamo visto in Argentina a Tour de San Luis, non come speaker, però adesso ricomincia la tua stagione, la tua 20ª stagione da speaker. È un anno importante per te. Sì, un anno importante, ho iniziato 20 anni fa, come giustamente ricordato, nel 93 per gioco. Adesso sono qua, continuo a divertirmi, non lo considero un lavoro vero e proprio, lo considero un divertimento, mi ritengo una persona fortunata, mi ritengo un privilegiato per vivere una passione come un lavoro, ma ripeto, più che un lavoro è un divertimento. Però è una passione che non è mai calata, è sempre rimasta la stessa da quando hai iniziato. Nonostante tutto è sempre la stessa. Siamo qua con il direttore dell'organizzazione di questo 50° trofeo La Iguaglia, senatore Michelino Davico. Numero 50, dopo una gara ciclistica, parlando di edizioni, è un numero importante. Cosa significa per l'organizzazione di questa gara? Sì, una data importante perché vuol dire che questa gara ormai è storia, col suo percorso, col suo fascino del territorio, con i campioni che l'hanno vinta, con tutti quelli che nel tempo si sono succeduti nell'organizzazione, soprattutto col comune di La Iguaglia che è titolare di questa manifestazione, quindi un comune che ha una corsa intitolata a sé e ne è proprietario. Il comune di La Iguaglia è iscritto all'UCI, l'Unione Ciclistica Internazionale, quindi una cosa un po' particolare, una specificità un po' unica nel panorama dei comuni, e per i comuni non è facile avere questo tipo di appartenenza, questo tipo di proprietà, però direi che è un qualcosa di positivo perché porta, come si vede, porta appassionati, porta corridori, porta pubblico, porta giornalisti, quindi è un volano economico che non da poco in un momento di crisi, di difficoltà economica come quello che stiamo attraversando. Adesso siamo anche fortunati perché c'è una bellissima giornata di sole, un mare fantastico, è la prima gara anche del calendario italiano, quindi
una gara che porta anche dei campioni importanti, abbiamo visto. Secondo lei, chi, facciamo un pronostico, chi può vincere? Il pronostico è difficile perché le squadre sono veramente la prima uscita in Italia, la prima uscita ufficiale. Alcuni corridori hanno altri obiettivi lungo la stagione, quindi per loro è un po' una preparazione, invece per altri è già un obiettivo. È l'apertura, quindi è proprio l'inizio di una stagione nuova e di un ciclismo nuovo, perché con quello che sta succedendo, quello che è successo nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, c'è proprio bisogno di novità. E a questa novità nel campo professionistico abbiamo aggiunto, proprio in occasione di questo 50esimo, una novità, anche altre novità importanti che fanno da corollario, quindi una gara di handbike, quindi una novità anche di attualità, perché questi ragazzi, questi campioni hanno veramente fatto onore al paraciclismo e al nostro paese nelle recenti Olimpiadi, nelle gare internazionali a cui partecipano. E poi la riedizione di quella che fu la Monte Carlo Lascio, quindi la classica di apertura dei dilettanti. Anche lì c'è molta attesa, c'è fermento e c'è molta incertezza sul nome dei pronostici, perché anche in quella categoria lì non si sa ancora chi è già in forma, chi non lo è ancora, chi lo diventerà più tardi nella stagione. Quindi un'altra bella novità che si aggiunge a questa data anniversaria. A questo punto vinca il migliore e buon lavoro. Grazie, vinca veramente il migliore, vinca veramente il ciclismo, perché ne abbiamo bisogno di superare le difficoltà di queste ultime settimane, abbiamo bisogno di superare le polemiche, abbiamo bisogno di superare gli scandali, abbiamo bisogno che il ciclismo diventi veramente, con questi territori così, così belli, così magnifici, insieme a tutti gli altri d'Italia ed Europa, no? Le Alpi, le Dolomiti, le pianure per le volate, le colline per i percorsi misti, abbiamo bisogno veramente che diventi volano pubblicitario, volano economico, quindi vinca il migliore, ma vinca il ciclismo. Link dall'Estonia. We are with the Danish national champion Sebastian Lander, trofeo La Guaglia. Welcome to La Guaglia. How is your condition today? Com'è la tua condizione? I think it's very good, but I have never been a mountain rider, so today is going to be a very tough day for me. It's a very tough lap we're going to have today, so I hope it will be good, but yeah, I will do my best for my team, and hopefully we can do a good result. Non è un corridore, uno scalatore, però cercherà di fare una gara per la squadra, anche se sarà comunque una gara difficile. Avec Arnaud Demar, team FDG, c'è una course importante per toi. Voilà, non, c'est depuis l'Australie j'ai pas couru, donc je sais pas trop où est-ce que je me situe. Après voilà, c'est une belle course et voilà, il fait vraiment un super beau temps aujourd'hui. On a des bons équipiers qui peuvent marcher, donc non, moi mon but ça va être d'aider l'équipe. Merci. Ospite qui al Trofeo La Guaglia il dottor Iseni, segretario dell'Associazione Ex Professionisti. Questa è una gara importante per il calendario italiano, la prima ed è la 50esima quest'anno. Parterre de Rouen, grandi campioni del passato, grazie all'organizzatore della manifestazione Michelino Davico e un grazie anche all'amico Franco che ho qua di fianco, che è un appassionato di ciclismo del passato, mi auguro diventi amico del ciclismo nel futuro. È una giornata bellissima anche oggi, un grande sole, siamo nel mese di febbraio, comunque il caldo oggi potrebbe aiutare i corridori. Sicuramente oggi sarà una giornata fantastica, ma sarà ancora più bella dal punto di vista del gesto atletico e mi auguro che ci sia un vincitore giovane che permetta di fare in modo che il 50esimo del Trofeo La Guaglia sia ricordato per i prossimi 40 anni. Un pronostico? Pronostico non ne faccio perché non amo i pronostici, sicuramente vincerà un grande campione. Siamo con Franco Agostini, appassionato di ciclismo. Appassionato, un ex ciclista, non professionista. Sono felicissimo di stare qui in mezzo a tanti campioni veri.
no, che hanno fatto grande sia il ciclismo che l'Italia sicuramente. Oggi è una bellissima giornata, 50° anno del Trofeo Laigueglia, un grande sole, caldo, siamo stati fortunati. Ah, fortunatissimi, soprattutto il caldo, 12-13 gradi, penso che per loro sia una bella gara, una bella passeggiata. Buon divertimento. Grazie. Franco Pellizzotti, campione d'Italia nella squadra campione d'Italia. Siamo nella gara che è proprio la gara d'apertura della stagione italiana. Com'è la tua condizione e con le tue emozioni oggi? Ma è un'emozione grandissima, perché già iniziare in Italia la prima corsa italiana apre il calendario, una giornata splendida, tantissima gente, una maglia così importante sulle spalle, quindi diciamo ci sono tutti i presupposti per fare una bella corsa. L'anno scorso siete andati abbastanza vicino alla vittoria con Miguel Angel Rubiano Chavez, quest'anno invece? Ma sai, la squadra è 4 anni che sale sul podio, 2 vittorie, un secondo e un terzo, quindi siamo sempre stati protagonisti, come d'altronde su tutte le corse. E noi partiamo per vincere, abbiamo visto già che la condizione di molti miei compagni è molto buona, quindi cercheremo di ben figurare anche oggi. Damiano Cunego, partenza Trofeo Laigueglia, com'è la condizione della vostra squadra oggi? Sì, credo che siamo una squadra abbastanza competitiva, perché parlando insieme tra di noi, prima attualmente siamo almeno in 4 o 5 atleti che possono essere davanti nel finale della corsa, quindi può essere una cosa vantaggiosa per noi. Credo che magari Pozzato, Pietropolli abbiano chance maggiori, e nel caso credo che con un arrivo in volata come quello di oggi loro possono veramente far bene. Qual è la squadra più pericolosa secondo voi? C'è una in particolare oppure non avete fatto questi pensieri? Probabilmente la Farnese. Oddio, per me è la prima gara in Italia quest'anno, quindi devo un po' rendermi conto quali sono realmente gli avversari, perché sono cambiate tante squadre, sono cambiate tante cose, però bene o male la Farnese è sempre un po' la squadra appunto di riferimento. Diego Lissi, siamo alla partenza del 50° Trofeo Laigueglia, una squadra molto competitiva la vostra quest'oggi, aperta a tante soluzioni come la gara che vedremo poi dopo. Sì, siamo, come detto te, abbiamo una squadra molto competitiva, c'è chi più chi meno in condizione, niente, diciamo, comunque abbiamo Filippo Pozzato che è in crescita, che comunque sta andando, insomma vediamo nel finale, insomma se stiamo bene ci proviamo sicuramente. Abbiamo visto il Tour de San Luis, questa però è una gara senza i guadi, abbiamo visto che ha avuto qualche problemino in Argentina attraversando qualche guado. Sì, infatti. No, è peccato perché comunque era una gara e comunque per allenarsi è perfetta in Argentina, quanto temperature alte, percorsi belli, avevo anche una discreta gamba, insomma la caduta per fortuna non mi sono fatto niente, però era meglio evitarla, era meglio sicuramente. Se arriva una vittoria, la dedica? Beh, se arriva una vittoria sicuramente, insomma oggi a vedere anche mia figlia Lia, quindi insomma sicuramente sarà sua. Con Filippo Pozzato, partenza del Trofeo Laigueglia. L'anno scorso il Trofeo Laigueglia è stata una gara particolare per te, arrivavi da un infortunio, un recupero lampo, adesso quest'anno invece com'è la tua condizione? Ma quest'anno sto bene, l'anno scorso arrivavo 6 giorni dopo l'operazione, invece adesso sto bene. Vediamo, perché non è facile vincere anche quando si sta bene, però ci proviamo. Una squadra, la tua, la Lampre, che ha tantissime soluzioni, sia per un arrivo in volata che per un arrivo in un gruppo più ristretto o anche per altre soluzioni? No, sicuramente abbiamo corridori come Cunego, Pietropolli, Lissi che vanno forte in salita, che sono anche veloci, quindi abbiamo più opzioni sicuramente. Proviamo, è importante che vinciamo. Con Matteo Capottini siamo alla partenza del Trofeo Laigueglia. Matteo, abbiamo parlato anche con tuo compagno Marco Sant'Ambrogio, questa gara per te cosa significa? Ma diciamo è l'apertura della stagione, quindi vedremo le mie condizioni e da oggi in poi si lavorerà per il giro. È una squadra con tante punte quella che avete oggi.
Sì, c'è Oscar, Sant'Ambrogio, Finetto, De Negri, quindi vediamo come si svolge la gara, poi nel finale decideremo chi sarà l'uomo di punta. È una gara comunque aperta a tutte le soluzioni. Sì, perché è una gara molto nervosa, quindi darà spazio a molti e ci sarà da, penso comunque, da attendere il finale per poter attaccare. Con Filippo Baggio al Trofeo La Eguaglia. Filippo, questa gara è l'esordio stagionale della tua nuova squadra. Com'è la sensazione del gruppo e la tua? Sì, è l'esordio di questa nuova squadra, siamo tutti entusiasti di correre oggi. Per quanto riguarda me è una corsa difficile dove cercherò mai di andare in fuga. E per quanto riguarda la squadra abbiamo tre, secondo me, compagni che possono arrivare davanti e speriamo in bene. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Eccoci con Cristian Sbaragli, esordio stagionale per te, da neoprofessionista poi. Sì. Quindi com'è la tua condizione? Ma la condizione è abbastanza buona, cerchiamo di trovare l'affinamento nelle prossime gare, però gara italiana, spero di fare una bella figura sia per me sia per la squadra. La tua nuova avventura sudafricana com'è partita? Molto bene, c'è un buon affiatamento all'interno del team, abbiamo una buona condizione generale, troviamo un po' di corridori che hanno già iniziato a correre, però speriamo di fare bene, dai.